Dovevamo portare... Ah, sì! Dovevate portare un oggetto che rappresentasse una città, con un po' di fantasia. Questa è Venezia, naturalmente. Sì. E l'ombrellino? Venezia d'inverno. Ah, carino. Signorina? Sì? La tour Eiffel e i fiori? Questa è Parigi a primavera. Ah, signorina! Brava! Stai zitto, tu! Brava! Signorina? Oh, l'America! Brava Filippetti! Io c'ho uno zio che sta in America. Salutamelo! Ed ora passiamo ad un altro argomento. Signorina! Signorina! Che c'è, Pierino? Ce l'ho pure io una città con un oggettino caratteristico. Fammelo vedere. Che, l'oggettino o la città? La città, Pierino, la città! Da. Eccola qua! Che cos'è? Questo? Chicago di notte! Basta! Basta! E tu, Pierino, seduto! Non ci cago più. Ah, nonno, ma perché vanno dal dottore via Mertassì? Per tenete sotto mano così non mi scappi. Lo andiamo. È via Verga 23. Ah, nonno, guarda quei cani che stanno a fa'. Vedi, quel cane che sta sopra in groppa si è fatto male ai zampetti. Ah, sì? Allora l'amico l'ha preso così per farlo camminare. Ah no, è proprio vero, eh? Non può far piacere un amico che te si inchiappetta subito, eh? Ah no, no, che stanno a fare quelle signore lì? Quelle signore stanno a aspettare i mariti che escano dall'ufficio, eh? Ah non è, e digli la verità, stavo nel 2000. Quelle sono mignotte che aspettano sì il marito, ma quelle dell'altre. Ah no, ma le mignotte possono avere i figli? Come no, eh? Se no come nascano i tassinari. Oh, ma che c'è lì sul cofano? Mi sembra un mirino. Ma che è una mitragliatrice? E mi pare, coi tempi che corrono, se non sei armato. Ma perché? Chi vuoi ammazzare? I pedoni stronzi. Oh. Così di stronzi ci rimangono solo i tassinari. Ma tu nonno ce l'ha coi tassinari? No, no, nonno sta a scherzare. Ah. Oh, guarda quello, che ci frega di striscio, becchiamo. Dai, becchiamo, becchiamo. Oh, oh. Oh, eccone un altro! Dai, abbiamo, si accolla, dai, abbiamo! Via della mignotta! Ah no, gli ho detto via della mignotta! E se vede che l'ha riconosciuto! Dai, dai, è tuo nonno! No, no, non scherzo! Vai, via, via, dai, eccolo, eccolo, via, eccola! Oh, ah no, via vedere, no! Ah, oh, se non ero io che aprivo lo sportello, col cavolo copiavi questo! Vorrei due viti. Due viti? Sì. Allora, fa facile lei. Perché? È due viti. Che cosa? Le viti che la signora fanno a peso. Come faccio a calcolare due viti? Ah, non so, faccia lei. Perché quante ve ne può dare come minimo? A minimo saranno 20 grammi, 17 viti. 17? E che ne faccio io di 17 viti, scusi? A questo poi lo sa lei, caro signore. Va bene, allora se non se ne può proprio fare a meno, mi dia 17 viti, ma faccia presto perché ho fretta. Maschi e femmine. Che significa maschi e femmine? Non sa che le viti vanno appaiate? 17 maschi, 17 femmine. No, io non lo so, lo deve sapere lei. Così io so solo che mi ritroverò 17 viti maschi e 17 viti femmine. Ah, perché a suo parere dovrei tenermele io 17 viti femmine. A chi ne vendo? Va bene, d'accordo, mi dia 17 viti. 17 maschi e 17 vita femmine. Ma faccia presto perché ho molta fretta, chiaro? Lunghezza? Eh? Tanto lunghe. Tanto così, ecco. Come tanto così? Così, così! Ma cosa capisco io tanto così, scusi? Così, così, 2 o 3 centimetri, faccia lei, faccia d'occhio! Tu sentite, senta, io devo essere preciso, eh? In questo mestiere io sono pignolo, pignolissimo e in questo mestiere. Rompicoglioni. Faccia 3 centimetri, va bene? 3 centimetri, sì. Va bene. La scanalatura a taglio o a croce? La scanalatura la voglio a taglio, va bene? A taglio, sì, sì. Oh, possiamo dargliela di ferro o di acciaio? Faccia lei, d'acciaio, di ferro, di burro, ma faccia presto perché ho molta fretta! Di ferro? Sì. Lo senta? Che vuole? Di che calibro? P38, ma basta! Buonasera! Ecco qua, questa è la tazza del cesso. E il culo ti ho fatto vedere ieri sera. Ma mi vuoi dare sto rotolo di carta igienica?
Dunque, spero che vi rendiate conto che questi esami sono esami di riparazione. E io sono uno che boccia. Va bene. E mo chissà che tema difficile che ci dà. E a me che me frega. Scrivete. Tema. Parlate di Garibaldi. Ah no, io la spia non la faccio. Ci sei, no? Pronto, Pierin, senti? Qui Mandraghe. Qui Mandraghe, aspetto istruzioni, passo. A Mandraghe, qui è Goldrake. Ti sento chiaro e forte. Ah no, il tema è Garibaldi. Sì, stai tranquillo, che ci pensa nonno tuo a dettare il tema di Garibaldi. Sì, ho capito, sì. Ah nonno, qui ho paura che mi sentono. Cerco di andare a Gabbicesso. Passo. Non vedi questo come tiene i libri? Come faccio a trovare il libro di storia? Ma dove cavolo sei andato a finire? Li mortacci tua. Lei è un mostro. E questo è il modo di trattare un nipotino? Ma che ha capito, signor? È per questo che poi vengono su delinquenti. Ma signor, ma che sta a dire? Io sto a cercare Garibaldi. Garibaldi? Pure Garibaldi lo avete chiamato? Ma signor, gli posso dare tu? Ma va a morire ammazzato, va. Signorina? Che c'è, Pierino? Che posso andare al gabinetto a pissiarre? Con due R, Pierino? No, con le... Chi è? Nessuno esce dalla classe se prima non ha consegnato il tema. Allora vuol dire che devo far tema in due minuti, se no mi piscio sotto. Va al posto! Col fischio senza? Come col fischio? Così! Inaudito. Ha visto, professore? Che le avevo detto? Ah, ecco qui. Bene, bene, ci sono pure gli appunti. Qui Goldrake. Mandraghe, sei in ascolto? Passo. Ah no, stai a fare un casino, io sono Goldrake. Tu sei Mandraghe. Abbiamo fatto le prove per una settimana e non ci capisce più niente. Passo. A Pieri, Goldrake, Mandraghe, a me mi parlano tutte stronzate e... Ah, Mandraghe, vai avanti, procedi, che qui se no ci famo notte. Vabbè, Giuseppe Garibaldi è nato a Nizza. Ah no, Garibaldi si è scritto con due B, vero? Qui veramente è scritto con una sola, ma ci deve essere un errore. Ah sì, ma... chi è? Vai, no, procedi. È stato uno dei più grandi eroi della nostra storia. È leggendaria la sua spedizione dei mille. Spedizione dei mille. Mille con tre L? No, con tre zeri. Ah sì? Boh. Vai, no, procedi. E perciò è ricercato in tutto il mondo? Tutto il mondo per i... Ah no! Date la schiarita alla voce, che sento un po' disturbato. Stupefacenti. È un criminale pericoloso che non bisogna lasciarsi sfuggire. Il suo amore per Anita... Dura fino al suo amore per Anita dura fino al momento in cui... Ha preso alloggio in via Alessandria e convive... Con una prostituta alla quale... Con una prostituta alla quale... Disse obbedisco. Disse obbedisco. Obbedisco. Con quante B? Obbedisco. Se fa resistenza, l'ordine è di sparargli addosso. L'ordine è di sparargli addosso. Ok, no. Basta così. Chiudi, che ho fatto un tema che è tremendo. Passo e chiudo, no. Sì. Ma lo sai che d'altro anno i miei allievi sono stati promossi tutti quanti. Ammazzati, Pierina, hai pensata proprio bene. Shh, zitto, t'ho detto che sono drago. Sì. Questo è niente. Guardi, guardi che voti, professore. Signorina, il tema. Ah, bravo figliolo, mi ero fatto un concetto sbagliato su di te, devi essere ben preparato se è già finito. Sarà meglio, ho fatto un tema che sembra un giallo. Che posso andare via? Sì, sì, Pierino, vai, prendi la tua roba e vai. Sì, Lucio, portami la cartella. Subito. Complimenti. Sì, grazie. C'è Pierino. Sì, che è? Ah, niente, vado via, arrivederci. Professore? Eh? Lei soffre di cuore? No, io no, perché? Perché l'altro anno un nostro collega leggendo il tema di Pierino c'è rimasto secco. Legga, legga. Esagerato. Ma Giuseppe Garibaldi è nato a Nizza. È stato uno dei più grandi eroi della nostra storia. È leggendaria la sua spedizione dei mille.
con tre L. E perciò è ricercato in tutto il mondo per traffico di stupefacenti. È un criminale che non bisogna farsi sfuggire. Il suo amore per Anita dura fino al momento in cui ha preso alloggio in via Alessandria e convive con una prostituta alla quale disobbedisco. Se fa resistenza, l'ordine di sparargli addosso. Professore, non faccia così!